sa cos'è? Non ne ho idea, Molly, ma è molto bello, è vero. Ah, è bellissimo. Sarà preziosa. Beh, speriamo. Guardate. Riflette i colori dell'arcobaleno. Magari è una pietra magica. Ah, che stupidaggini. Beh, comunque la trovo bellissima. Probabilmente ce ne sono ancora di più belle in giro. Dici? Mm-hmm. Sono trascorsi 30 anni dalla terribile pioggia di meteoriti che ha distrutto la città di Tokyo, ma i suoi abitanti hanno dimostrato una straordinaria forza vitale, ricostruendo una città nuova e moderna al centro della baia. Eppure l'area in cui sorgeva Tokyo è stata appena sfiorata dal progetto di ricostruzione e giace abbandonata come un deserto di distruzione. Lo squallore delle sue rovine diventa un cupo ricordo del passato e un ammonimento verso il futuro. Facile camminare qui? Ah, ma si può sapere che razza di strada è questa? Siete ignoranti. Questi sono i resti dei meteoriti caduti 30 anni fa. Ma non l'avete studiato a scuola, Shinji? Dei meteoriti? Sai, Rando, a Shinji la storia non è mai interessata, vero? Su, coraggio. Vieni qua, guarda. È pazzesco! Dal profondo. Maledizione, Thunder, li hai mancati! È impossibile mirare al bersaglio con più precisione. E con questa oggi sei già morto 3 volte, sei una frana. Al diavolo! E così abbiamo scoperto che Thunder ha delle difficoltà nel combattimento su terreno vario. Hai ragione, Anis. Certo che con il pilota che si ritrova non si può pretendere di più. La mia Jeep è decisamente più affidabile. La chiami Jeep, quel catorcio? Tanto per cominciare, il mio Thunder ha un dispositivo hovercraft. Sentiamo, ci sa andare sull'acqua la tua jeepetta, Chuck? Beh, sai, uno può andare dove vuole, ma i risultati saranno sempre gli stessi se non si cambia il pilota. L'hai voluto tu? No, le orecchie no, lasciami andare. Ti faccio diventare un elefantino, così impari. Questo è tutto da vedere, Rio. Dateci un taglio! Sembrate dei ragazzini di 4 anni. Come pretendete poi che gli studenti vi rispettino, Rio, molla subito la presa. No, mollala prima tu. E va bene, supponiamo che lo faccia io per primo. Che garanzie ho che lo farai anche tu? Beh, perché io sono più degno di fiducia di te, mio caro. Oh, sentitela, questa sì che è bella. Per il bene dell'umanità ti spedirò all'inferno! E allora faremo un viaggio insieme! Gun Warrior, inizio test, ragazzi! Adesso basta! Che succede? Sei stata tu, Memory, vero? Dai, non scherzare, Memory! Lo sentite, questo rumore? Ma che cos'è? A me lo dici. Ma che bestione! Ma che cos'è?
litigare anche con lui? Memory! Oh, no, no, forse è meglio di no, grazie. Vicino. Non avere fretta, Saramonder. Tra poco potrai fonderti con Taulos. Da questa parte, ragazzi! Guardate, eccoli laggiù! E noi dobbiamo entrare lì dentro, Rando. Cos'è, hai paura? Coraggio, andiamo! Attenti dove mettete i piedi. Sì. Ah, chi sei? Vi stavo aspettando. Ah, sei tu, Takeru. È amico tuo. Certo, ora vi presento. Questi sono Takeru e Yuichi. Ci guideranno loro da qui in poi. Molto piacere. Ma come sarebbe, Rando? Hai portato con te anche una ragazza. Loro sono Molly e Shinji. Piacere. Yuichi, tu hai sempre una torcia di riserva, vero? Puoi prestarmela? Voglio che ne abbiano una anche loro. Eccola. Tieni, è tua, Shinji. Per accenderla devi piegarla nel mezzo. Eh? La luce nasce perché le sostanze chimiche all'interno fanno reazioni. Ehi, è fantastica! Oh. Yuichi, che ti prende? Cosa hai sentito? Qualcosa sta venendo da questa parte. Che cos'è? Sembra il vento. Scappiamo! Nei sotterranei della città vecchia? Ho pensato che se fosse successo qualcosa mi sarei sentito responsabile. Insomma, non voglio fare la spia, ma ho pensato che forse è meglio dirvelo. Perché sono andati lì? Per cercare tesori. A caccia di tesori? Ma perché non ci sei andata anche tu? Sei sempre in casa a studiare, eh? Andare a caccia di tesori è divertente, no? Eh? Ah? Ci vediamo, ragazzi! Ehi, aspetta, Rio! Quelli sono insegnanti o pirati della strada? È che si preoccupano dei loro allievi più di ogni altro, anche se a volte non lo ammettono. E continuano a fare i pirati della strada. Ragazzi, sembra che se ne sia andato. Che cos'era? Era un treno fantasma, no? Ma che dici? Mi state schiacciando! Su, sbrigati ad uscire, Rando! Sbrigati tu e se ritorna indietro! Ma è appena passato, ci metterà tempo, no? Sbrigatevi, sto soffocando! Ma se respiri benissimo! No, no! Non sono un materasso! Scusa tanto, Rando! Ti sei fatto male? Che modi? Ce ne sono tanti di quei cosi qui. A dire il vero è la prima volta che ne vediamo uno. Io sono sicuro, ragazzi! Era un treno fantasma! Dici davvero? Per caso mettete in dubbio la mia parola? No. Oh. Che cosa? Degli intrusi? Taulos è sul punto di nascere. Non devono arrivare fin qui! Thank you.
Sei proprio sicura, Memory? Sì, non c'è margine d'errore. Ricevo una forte reazione Yoma dalla zona metropolitana della città vecchia. Proprio dove siete voi in questo momento. Che brutta giornata. Al diavolo, non bastavano i bambini. Ora ci si mettono di mezzo anche gli Yoma, tanto per cambiare. Ci siamo, Memory. Ho rilevato le loro impronte. Sembra che i bambini siano entrati nella metropolitana. Sì, e magari stanno prendendo il tè con gli Yoma. Rio! Eh? Piantala di dire stupidaggini come tua abitudine. Datti una mossa e trova i bambini immediatamente. Sì, va bene, ho capito. Ascolta, Memory. Qui sotto purtroppo non possiamo usare i nostri veicoli. Credi di poterci inviare il nuovo Gun Warrior in poco tempo? Questa sì che è una buona idea. Ok, ricevuto. Ve lo mando immediatamente. Ok, Memory, è arrivato. Ora invio anche le Baltector. Forgeton! D'occhio Road Thunder. Sì, sta tranquillo, Rio. Ma ora sbrigati, forza. Ok, ci vediamo. Vuoi del caffè, Molly? Eh? È solubile, ma è buono. Io lo bevo la mattina con latte. Vi ringrazio. Ma voi due vivete qua sotto? Ma vuoi scherzare? Noi viviamo in città. E ditemi, a che scuola vai? A nessuna. Che cosa? Non ci vai? Neanche tu, Yuichi. Noi ci divertiamo ogni giorno così. Non abbiamo bisogno di andare a scuola. Ma senti... Che cosa dicono? I tuoi genitori sono contenti. Molly! I miei genitori lavorano tutto il giorno e purtroppo non ritornano che tarda notte. E i genitori di Takeru anche. E a loro non importa un bel niente di quello che facciamo. Ma non vi sentite tristi a vivere così, eh? Eh? Che cos'è? Anche tu stai tutto il giorno da solo, Yuichi. Con me c'è sempre Takeru e poi molti altri. Fai un po' vedere. E ditemi, che cosa fate quando dovete mangiare? Ve lo preparate da voi? Ehi, ragazzina! Cos'è questo? Un terzo grado? Ci sono così tante cose che una come te non può capire. A loro piace questa vita, se la sono scelta. Chi è abituato ad avere sempre tutto non può certo capirli. Ah, allora tu invece li capisci? Ah, certo! Ecco il tuo caffè. Ah, grazie. E questo è per te, Shinji. Grazie. Mi fa veramente piacere che tu ti preoccupi di noi, Molly. Ma vedi, nonostante le apparenze, noi abbiamo molti amici. A dire il vero, non ci siamo mai sentiti soli o in difficoltà o abbandonati da tutti. Anzi, in questo modo possiamo conoscere e vedere cose che tu non vedrai mai in tutta la tua vita. E che di certo non ti insegnano a scuola. La nostra scuola è la vita. E grazie a questo, per esempio, possiamo guidarti in un luogo così. Questa musica è bellissima. Mi spiace di avervi fatto così tante domande. Oh, non ha importanza, Molly. Noi ci siamo ormai abituati a domande come questa. Vero, Yuichi? Certo, anche Rando all'inizio non sai quante domande ci ha fatto. E in più si dava tante di quelle arie. Che cosa? È vero! Tu invece, Molly, sei sempre così gentile e carina. Al diavolo! Oh,
Cosa c'è, Molly? Ho sentito qualcosa. Sarà ancora il treno fantasma. No, è diverso. Ragazzi, che fate lì impalate? Andate a nascondervi da qualche parte! È un Bergman! Eh già! Sbrigatevi! Mio Dio! E ora noi due, bestione! Non mi aspettavo di trovarti qui sotto, Bergman. Sei fortunato! Questo è il luogo migliore per la tua tomba! E io invece ho trovato un bel nido di scarafaggi troppo cresciuti. Ho dimenticato l'insetticida, ma spero che il piombo basti. Taulos, fonditi con Saramunder e la macchina della morte! Chuck, stanno arrivando. Attento. Ammirate il mio capolavoro. Il triplo Yoma Saramunter. Rio, dove sono i bambini? Sono lì sotto. Sono al sicuro, almeno per il momento. Ghiacciali, Saramunder! E chiudi quella boccaccia! Ah, mancato! Rio! Ehi, siete tutti interi? Evviva, prof! Allora, avete trovato un bel tesoro? No, no, per niente! Tutti i bambini giocano con i sassi, ma quella peste di Shinji doveva proprio giocare con uno di quelli. Vedremo cosa succederà nel prossimo episodio. Bergman 2030, fuga dallo Yomalite.